Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi porto il wrap up di maggio e giugno. Nel momento in cui sto registrando questo video, il mese di giugno non è ancora finito, quindi magari si aggiungerà qualche altro libro che però metterò nel prossimo wrap up, quindi quello di luglio presumibilmente, specificandovi che comunque è un libro iniziato nell'ultima parte del mese di giugno. Ho deciso di fare in questo modo, cioè di accorpare entrambi i mesi, perché maggio è stato veramente un mese sfigatello per quanto riguarda le letture, perché sono in corsa in libri brutti e in poche letture proprio come quantità. Ovviamente le due cose poi procedono di pari passo, perché se incappo in un libro che non mi piace è normale che poi impiego tanto tempo a finirlo e quindi il numero di libri letti diminuisce drasticamente. Per questo motivo sono andata avanti molto a rilento, però ho completato appunto questi libri che adesso vi mostro. Il primo libro che ho letto nel mese di maggio è stato un libro di cui avete già sentito parlare se mi seguite sul canale, sia perché ve l'ho mostrato nel book haul, sia perché gli ho dedicato un lungometraggio, quindi un video che vi lascio qui nelle schede, in cui vi racconto passo per passo tutto questo libro e lo smonto con ironia. Sto parlando, e non la portiamo per le lunghe, di Un piccolo favore di Darcy Bell. Eccolo qui, quindi primo libro letto nel mese di maggio, non voglio sprecare un'altra parola, questo qui una stella e mezzo. Per rifarmi un poco dopo quella lettura veramente oscena, mi sono dedicata a un libro leggero che però sapevo che sarebbe stato ad alto tasso emozionale per me, e infatti così è stato, perché ho letto l'ultimo libro della serie Elementare Papero che mi sono fatta arrivare da un venditore dell'usato, ovvero Lungo il fiume di primavera. Credo che sul mio canale sono ancora disponibili gli unboxing, perché questa serie è fuori produzione da quasi 30 anni. Sì, perché è una serie che risale agli anni 80, scritta da Bianca Pizzorno per Walt Disney. È una serie di 4 libri, uno per stagione, e ognuno dei libri contiene 3 gialli per ragazzi, quindi comunque gialli molto, molto semplici, deduttivi, giovanili. Però io, avendo recuperato il primo libro di questa serie quando andavo alle scuole elementari, in età adulta mi sono dedicata al recupero degli altri 3. L'ultimo che sono riuscita ad accaparrarmi è appunto questo, che ho letto nel mese di maggio. Vabbè, Bianca Pizzorno non delude mai, è sempre una scrittura bellissima. Poi ovviamente questa è anche una serie molto illustrata, perché ci sono tutti i personaggi classici della Disney, come Basettoni, Quiquoquà, Paperino, Paperina, eccetera eccetera. E poi in questo libro in particolare, Primavera, c'è un personaggio che si chiama Agatha Evans, che io ho veramente amato. È una bambina che è proprietaria di un coccodrillo, è un coccodrillo ammaestrato che la segue come un cagnolino in queste avventure che si svolgono appunto lungo questo fiume di primavera, che per la cronaca è il fiume Nilo. Quindi veramente al bacio, mi ha consolato, come speravo facesse, dopo la lettura del libro di Darcy Bell. Poi, terzo libro letto a maggio è stato un libro di racconti che avevo comprato qualche mese fa, quindi era arrivato il momento di leggerlo, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Si tratta dei migliori racconti di Richard Matheson. Ho scoperto solamente dopo che questa non è una raccolta completa, ma è appunto una super selezione di 9 racconti che appunto ha il titolo dei migliori racconti. Però c'è un'altra raccolta che adesso non ricordo come si chiami, però ve la lascio scritta qui da qualche parte, che è una raccolta più completa, perché comprende i racconti che stanno qui più altri. Quindi se volete cimentarvi nella lettura dei racconti di Matheson, magari è più completa quell'altra. Questa è appunto una selezione molto scelta di racconti di questo autore, che è uno dei padri della fantascienza, suo il bellissimo Io sono leggenda, e devo dire che è una raccolta che mi è piaciuta veramente tanto. Infatti io ho assegnato 5 stelle
controlliamo. Sì, gli ho assegnato 5 stelle su 5. Tra l'altro qui c'è una recensione di King che dice: lo scrittore che mi ha influenzato più di ogni altro. Assolutamente vero, perché ci sono dei racconti che se io avessi letto senza sapere l'autore avrei detto alla cieca, ma proprio mettendoci la firma e giocandomi la mano, che erano stati scritti da Stephen King. Per esempio c'è Duel, che racconta di una sorta di conflitto tra un automobilista e un camionista, sempre con una punta di surrealismo, che veramente, se mi avessero dato da leggere questo racconto e avessero detto indovina chi l'ha scritto, io avrei giurato e spergiurato, giocandomi qualsiasi cosa, che l'aveva scritto Stephen King. Quindi ecco, effettivamente c'è molto di questo autore nel Re dell'Horror. Ci sono, per esempio, se voi leggete King saprete che lui mette molto i cartelli, no? Scrive molto i cartelli che i protagonisti, i personaggi dei libri vedono mentre camminano per la strada, mentre stanno in macchina, in autostrada, eccetera. E in questo caso ce ne sono veramente tanti in Duel. Nato due uomini di donna invece mi ha ricordato tantissimo La metamorfosi di Kafka. Comunque super consigliato. Purtroppo tra la fine di maggio e tutta questa parte di giugno fino ad ora, perché appunto manca ancora qualche giorno alla fine di giugno, ma questo libro mi ha portato via settimane, sono incappata in un'altra delusione purtroppo, e due delusioni a distanza ravvicinata sono molto pesanti per un lettore. Quindi nonostante sia stato un libro che io ero stata tentata di abbandonare, proprio per il buon proposito che mi ero fatta di non lasciare più incompiute delle letture, sono andata avanti, l'ho terminato, però ci è voluto veramente tanto. E sto parlando dell'Inganno della luce di Lewis Penny. Eccolo qui. Questo è un bel libro di oltre 400 pagine, 430 pagine. E io l'ho comprato nel lontano 2013, quindi è un libro che era proprio arrivato il momento di leggere. È catalogato come thriller, infatti era nel mio scaffale dei thriller. No, no. Purtroppo appunto dopo quest'altro pseudo thriller, Un piccolo favore, quest'altro è stato un libro che mi ha deluso. In effetti la storia parte come un giallo classico, perché la protagonista è Clara Morrow, una talentuosa pittrice che finalmente, arrivata in età matura, riesce ad ottenere una personale nel Museo d'Arte Contemporanea di Montreal. Lei è emozionatissima, insomma finalmente il suo momento, e dopo questa mostra lei organizza un festone a casa sua, un mega barbecue a cui partecipa praticamente tutta la cittadina, perché lei abita a Three Pines, che è un piccolissimo paesino che addirittura viene detto non è segnato nemmeno sulle mappe. Grande festa, saluti e baci, congratulazioni e complimenti. La mattina dopo, mentre Clara sta facendo colazione sulla terrazza che affaccia sul giardino, si accorge che tra i cespugli c'è un corpo. Immediatamente viene chiamata la polizia, in particolare l'ispettore Gamache, che è un amico di Clara e del marito, e scoprono essere appunto una donna, una certa Lillian Dyson, che è stata praticamente gozzata come una gallina, cioè le è stato torto il collo ed è rimasta lì tra i cespugli. E da lì insomma inizia l'investigazione, inizia l'indagine per capire chi sia stato l'assassino di questa donna. L'intenzione dell'autrice, almeno sulla carta, era quella di svelare le ombre che si nascondono dietro questo paesino apparentemente idilliaco, bucolico, dove si conoscono tutti, dove non succede mai niente. Invece da questo omicidio la nostra autrice voleva, almeno nell'intenzione, sciorinare gli odi profondi, i rancori, i vecchi rancori, le tensioni familiari, cioè voleva proprio svelare l'ombra che si nasconde dietro la luce. Infatti qui è proprio scritto: dove c'è molta luce l'ombra è più nera. Quindi questa era l'intenzione dell'autrice, che era un'intenzione nobile
e che gli ha fatto proprio decidere all'epoca di acquistare questo libro, perché io adoro quelle situazioni un po' alla Twin Peaks, dove in questi paesini americani, dove non succede mai niente, dove apparentemente tutto tace, dove si conoscono tutti, in realtà poi quando succede un caso di omicidio si vanno a svelare tutti i vecchi rancori, le cattiverie, tutti i sottoboschi che animano la vita nascosta di ogni residente. Invece questa intenzione viene tradita da una scrittura assolutamente bellissima, ma molto molto lenta, lentissima. Viene delusa da un approfondimento troppo radicale del mondo dell'arte, come se in realtà questi vecchi rancori, questi desideri di vendetta riguardassero solo gli artisti, solo il mondo dell'arte di cui fa parte Clara Morrow e non tutto il paesino, che in realtà poi è qualcosa di cui il lettore si sarebbe sentito coinvolto. Invece sembra una bega tra i galleristi, i critici d'arte e i pittori. Quindi diciamo che in realtà tutta questa idea alla Twin Peaks viene delusa da questi elementi. Il libro, salvo comunque la scrittura, perché è una buonissima scrittura, purtroppo non è un thriller, perché in realtà di 400 pagine solamente 150, 200 al massimo sono dedicate alle indagini, tutto il resto è fuffa, cioè tutto il resto è appunto un approfondimento di questo artista, di questo mondo, ma in una maniera super lenta, super super lenta. Le recensioni che ho letto dopo aver terminato questo libro, mi hanno dato quasi tutte ragione, perché appunto viene definito un ibrido, un libro che non si può catalogare in nessun genere in particolare, viene comunque definito molto lento, molti l'hanno abbandonato, qualcun altro invece l'ha giudicato un'ottima prova di scrittura, però diciamo che più o meno ci troviamo con l'idea di fondo. Questo è il mio wrap up piccolino di maggio e giugno, ve lo mostro nel suo insieme, eccolo qui. Spero veramente di riuscire ad aggiungere almeno un quinto titolo prima che termini questo mese, e poi ve lo mostrerò nel prossimo wrap up, specificandovi appunto che si tratta di un libro iniziato a fine giugno, ok? Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete letto qualcuno di questi libri. Lasciatemi un like se questo video vi ha tenuto compagnia, interagiamo, che è importante ai fini del prosieguo di questa avventura sul canale. Io vi mando un bacione, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi registro subito un altro video e quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao!